Vai! Due, Se fai ahi te lo passi più via! Inaugurata la nuova Casa della Salute con annesso Centro Riabilitazione a Terra Nuova Bracciolini. Un investimento di oltre 2 milioni di euro che ha recuperato il vecchio stabile del CRT e lo ha trasformato in un centro all'avanguardia e moderno. Presenti al taglio del nastro l'assessore regionale alla sanità Saccardi, il direttore della USL Toscana Sud-Est Enrico Desideri e alcuni dei sindaci valdarnesi. Una tappa straordinariamente importante che dà forza al territorio, che è uno degli obiettivi della riforma che abbiamo approvato a dicembre, ed è la dimostrazione che noi continuiamo e vogliamo continuare ad investire. Questo è un luogo importante dove le persone potranno trovare un punto di riferimento, la medicina generale insieme alla riabilitazione, insieme alle vaccinazioni pediatriche, insieme alla presa in carico conseguente alla medicina d'iniziativa. All'interno della nuova struttura si potranno prenotare prestazioni diagnostiche, visite, esami, fare fisioterapia, vaccini, prelievi, la medicina d'iniziativa, il pediatra e altri specialisti e servizi che da oggi tornano a Terra Nuova. Questo era un edificio che era un cuore pulsante all'interno della nostra comunità anni fa, che purtroppo però in tempi recenti era di fatto un edificio fatiscente, fra l'altro con un tetto in amianto. Grazie a questo investimento è stato interamente riqualificato e restituito a servizio della nostra comunità. Il direttore Desideri rimarca la possibilità, con l'apertura di questa struttura, di diminuire le liste d'attesa. Qui il paziente viene assicurato nel suo percorso, perché se è un percorso urgente trovi una risposta urgente, se è un controllo sia un controllo per quando è possibile, per quando è necessario più che possibile, ma il cittadino non deve trovare la risposta per conto suo. Qui il medico di famiglia può raccordarsi con lo specialista, insomma, qui il cittadino si deve sentire preso in carica, allora i tempi di attesa spariscono. Il CRT è parte integrante e fondamentale dell'edificio, che inizierà ad essere operativo già da queste ore. Il centro di riabilitazione sposterà qua i suoi codici 26 e probabilmente anche codici 25, quindi tutta la riabilitazione ortopedica ambulatoriale, e poi ci sono in programmazione, ecco, interventi sinergici con la ASL per progetti finalizzati sulle malattie polmonari o così.